Oggi andiamo al rifugio Curò, sopra Val Bondione, nel mezzo delle Alpi Orobiche bergamasche. Parcheggiamo vicino al campo sportivo di Val Bondione e da lì seguiamo le chiare indicazioni per raggiungere il rifugio Curò. Saliamo la strada sterrata in mezzo al bosco. Ho appena incontrato uno del posto il quale stava rientrando e mi ha detto che c'è una slavina più avanti, quindi adesso andiamo a vedere di cosa si tratta, ma la probabilità è che il giro finisca molto prima di essere diventato interessante. Speriamo di no. Ed eccola. Questa qui, slavina, lingua di neve, quello che volete chiamarla, è esattamente in mezzo alla strada, però non mi sembra impossibile da attraversare. Adesso andiamo, ci avviciniamo e vediamo cosa riusciamo a capire. Passata la slavina, diciamo che era scomoda, non impossibile, ancora gestibile. Proseguiamo. Prevedibile, giustamente, che ce ne fossero anche delle altre. E infatti. Siamo praticamente arrivati su di qua e adesso cominciano i tornanti e quindi si sale ancora. In questa valle è facile trovare animali tipici delle Alpi, tra i quali anche lo stambecco. Direi che si vede piuttosto bene dove andare adesso. Tacca, un'altra slavina e rifugio. Dopo alcuni tornanti ci portiamo verso sinistra, allontanandoci dal passo della Manina che ci porterebbe verso Lizzola, e puntiamo al rifugio Curò, passando per la cosiddetta via panoramica. Ok, questo è per darvi un po' il senso della misura. Qui siamo quasi arrivati, c'è un pelo di esposizione, qua diventa già un po' più magari pesante per qualcuno, però il sentiero è largo e comodo.
Superata la cengia, arriviamo ad un prato dove troviamo l'arrivo della funicolare. Prima di andare al rifugio, raggiungiamo questa specie di terrazza naturale sulla valle per goderci il meritato panorama. E subito dopo torniamo al rifugio Curò e ci godiamo la vista sul lago del Barbellino ancora in parte ghiacciato.